Ebreo livornese, storia familiare e formazione di un genio. Questo è il titolo del Convegno internazionale di studi che si svolgerà a Livorno il 22 e 23 gennaio presso il Museo di Storia Naturale. Siamo con Pardo Fornaciari, consulente scientifico di questo lavoro che vuol far venire fuori che cosa? Vogliamo far venire fuori una cosa che sinora è rimasta diciamo, sotto traccia, ossia la giudaicità di eh, Amedeo Modigliani. Amedeo Modigliani era uno che a Parigi in pieno a fare Dreyfus, quando c'era da pigliarsi una coltellata o un colpo di pistola quando a manifestarsi ebrei va in giro e si presenta così Bonjour Modigliani, Juif de Livorno ebreo di Livorno allora eh, è evidente che lui questa sua ebraicità l'ha profondamente radicata nell'animo non è mai stata studiata approfonditamente abbiamo voluto con il l'assessore Lenzi e il professor Marc Restellini che ha portato qui la grande mostra della collezione Nether e delle collezioni Alessandro, abbiamo voluto fare il focus su questo argomento, come il Modigliani si forma nei primi 15 anni della propria esistenza qui a Livorno e abbiamo scoperto un sacco di cose. La cosa fondamentale è scoprire quanto il peso della predicazione e dell'insegnamento meglio ancora eh, straordinario di Benamoseg, in quanto teologo e anche pedagogo, abbia pensato su Dedo Modigliani. E su questo ci saranno diversi studiosi di caratura internazionale se non possiamo dire mondiale, scusate eh, l'esagerazione, che verranno a raccontarcelo. Ariel Toaf. Clemence Boulouc da New York che parlerà di Modigliani e la, Kabbal, e la Kabbalah e, ed altri, insomma.